almeno una volta non ha pensato mollo tutto e cambio vita. Paola Annoni l'ha fatto. Era gennaio 2012 quando, nel massimo della confusione sul lavoro, ha detto basta. Scusate, io vado, è stata la frase che ha sancito la fine di un cammino ed inizio di un nuovo entusiasmante viaggio. Ed è anche il nome del sito che ha fondato, interamente dedicato ai viaggi, e che oggi, dopo un anno e mezzo di sacrifici, senza vedere un soldo, sta invece riscuotendo grande interesse e successo. Il primo passo è stato il 1° gennaio 2012, dopo una giornata troppo pesante al lavoro ho detto no, basta, non è questa la mia strada, non è così che deve andare. E allora si fa il passo, e prenoti un biglietto, e quando il biglietto ce l'hai, è da lì, poi devi partire, e il passo lo devi fare. E il biglietto era l'8 marzo, quando sono partita da sola, e sono andata in Cambogia, e poi è arrivato il mio ragazzo, e siamo andati in Cina e in Giappone, e da lì poi è stato a seguire tutto il resto. Paola ha 31 anni e vive a Piacenza. Da responsabile di un centro benessere si è trasformata in blogger. Le sue colleghe di lavoro erano già preparate alla sua partenza, le dicevano sempre che un giorno le avrebbe salutate e sarebbe andata direttamente all'aeroporto di Malpensa, e così è stato. Da quel giorno Paola non si è più fermata e sta girando il mondo. Non è stato facile, ammette Paola, per un anno e mezzo sono stati soprattutto sacrifici, ma oggi lo rifarebbe, ed è un cambiamento che consiglia a tutti. Per un anno e mezzo, quasi due anni, non ho visto niente, nessun risultato, tante volte neanche un commento sul blog. E poi cominciano poco alla volta le collaborazioni, qualcuno che parla di te, mi avevano chiamato anche a parlare al Kilimangiaro, hanno fatto un'intervista a Skype, e poco alla volta, passo dopo passo, solo i sacrifici all'inizio sono tanti, infatti uno deve essere pronto a farlo. È importante inseguire i propri sogni e le proprie aspirazioni, anche se questo comporta cambiare gli schemi mentali e non avere le certezze di prima. Se tornassi indietro lo rifaresti? Prima lo farei, ancora prima, sì, 100 volte. Il blog di Paola, Scusate io vado, scritto con ironia, intelligenza e bravura, ha attirato l'attenzione di media nazionali, riviste e altri siti del settore. Con l'aiuto del fidanzato Gianni, fotografo e amante dei viaggi, Paola realizza anche video con tutti i consigli utili sulle mete visitate. Tutti possono cambiare vita, basta volerlo? Sì, io credo di sì. Non tutti come ho fatto io, perché non è detto che uno debba prendere, fare grandi viaggi. Uno può semplicemente cominciare un corso di cucito e fare quello che gli piace e diventare una stilista. Non è facile, perché comunque finiamo sempre tutti in mezzo a delle routine, che sono quelle dello stipendio, comunque dell'avere la sicurezza. Quando spezzi quella routine è tragico, perché comunque all'inizio perdi tutte quelle certezze che avevi da anni, però si può. E secondo me veramente inseguire qualsiasi sogno che uno abbia si deve, per il valore della vita, si deve per forza.